Luigi Russo è uno dei titolari del bar centrale, come siete rimasti rispetto a questo accaduto? Non lo so, non veniamo da una famiglia abbastanza seria. Lei è ancora scosso? Non so che dirvi. Non si aspettava questa cosa? No, niente proprio. Non so proprio che dirvi, perché alla fine non diamo fastidio, non lo so. Non avete mai subito minacce, non ci sono mai, stati segnali? Mai, niente. È una cosa strana proprio, perché poi è un bar frequentato da tutti. Non lo so proprio. Quanti anni ha questa attività? Tre anni. Non è mai successo nulla? Mai. Adesso avete paura o andrete avanti? Non lo so. Non lo so. L'avete scoperto voi venendo qua? Sì, mia moglie stamattina è aperto il bar e ho trovato con questa cosa. Io stavo andando al lavoro, io lavoro a Enel. Non so che dirvi. Paese è tutto tranquillo, insomma, accaduti episodi di questo tipo? No. Ma Dio, dai, io sono da 3 anni che frequento il paese, non capivo fino a... Non ho mai frequentato, perché ho lavorato sempre stato fuori, non lo so. È una cosa proprio... Ma... Non riesci a trovare proprio parole? No, niente proprio. Che dire, scioccata. Purtroppo siamo in un piccolo paesino. Non si aspettava una cosa del genere? No. Mi viene da piangere proprio perché ha visto la sua attività commerciale finita nel mirino di qualcuno. No, vabbè. Ci rimani male. Non si riesce a dare una spiegazione? No, non lo so. Facciamo male a nessuno. Questo è successo stanotte, signora? Sì. Il bar è chiuso. Hanno detto intorno alle 3:00.